Buongiorno. Salve. Come mai è già qui? Volevo dare un'occhiata al copione. Ah, si tranquillizzi, è solo questione di farci l'abitudine. Arrivano sempre in ritardo. Hanno ancora un minuto di tempo, ed ecco qua il primo. Buongiorno. Oh, buongiorno. Mary Lou, devo telefonare. Ciao, Irvi. Sì, sono in sala di registrazione. Alle 15 la BBO. Larry, tesoro, ma parla con Olivia e Alvin. Un appuntamento. Salve. Sono loro che scrivono va i copioni. Bene, d'accordo. Parlarne con loro. Alvin non sarebbe tanto male, ma lei è sì, impossibile. Sì, certo. Buongiorno, cara. Hai già imparato il copione a memoria? No, non pensavo. Hai perfettamente ragione, Larry. Olivia è una pazza isterica, ma cosa ti aspettavi? Dopo tutto la radio è questa. Va bene, rimaniamo d'accordo così. 20 secondi, state pronti. Ora però devo salutarti. Ti richiamerò. Il mio contratto termina tra 7 mesi. E poi me ne andrò a Hollywood. Mi vuole la 20th Century Fox. Ancora. Sono felice per te. Sei bella, la 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 la, mi. Oh! Senti, Anita. Che cosa c'è, Miss Bethune? Cerca di usare un tono più dolce oggi, d'accordo? 5 secondi. Non perché pensi che tu esageri, ma sai come sono fatti questi della stazione radio. Cari ascoltatori, eccoci ancora una volta con Miss Edgy di Middleville. L'amata preside del liceo di Middleville che aiuta i ragazzi e le ragazze di Middleville ad affrontare le vicende quotidiane. Le vicende quotidiane, sponsorizzato da Vita Cream Shampoo. Potrebbe dedicarmi un momento, signore? No, Brimmer, sono in ritardo, avranno iniziato. Capisco, signor Pier, un uomo come lei, sempre sotto pressione, la capisco perfettamente. Ne parli con la mia segretaria. Ci ho provato, signore, diverse volte. Potremmo pranzare insieme. Mi sono permesso di prenotare un tavolo da Pierre, signore. So che Jimmy Nelson voleva giocare nella partita di sabato, Jeff, ma... Caspita, Miss Edgy, ma lei ha preso un brutto raffreddore. Oh, non è niente di grave, è solo un po' di febbre da fieno. Dovrebbe andare dal medico. Gliel'ho detto anch'io, ma non vuole darmi ascolto. Jenny, so che sei arrivata dalla California solo un anno fa, ma vorrei che mi chiamassi Jeff. Come vuoi tu, grazie, Jeff. Jenny e Jeff si guardano e non notano l'angoscia sul volto di Miss Edgy. È pallida in volto. La tosse continua a peggiorare. Ora Miss Edgy sa qual è il suo male. E se il dottor Sanderson non le avesse detto tutta la verità? La verità la saprete dopo l'annuncio pubblicitario. Sembra che oggi il nostro capo sia soddisfatto come un pascià. Mary Lou, devi suonare più piano, altrimenti mi copri la voce. Sto suonando il più piano possibile, Wendell, non criticarmi. Ogni volta che leggo questi copioni mi convinco sempre più che devo tornarmene a Broadway. Certo che è dura da sopportare. Che cosa? La penosa agonia appuntata di Miss Edgy. Mi rendo conto che un uomo con il suo gusto e la sua sagacia non ama ascoltare queste sciocchezze giorno dopo giorno. Mia moglie non perderebbe una puntata per niente al mondo. Mentre le donne intelligenti e sensibili possono facilmente identificarsi con la onesta semplicità di quella meravigliosa donna. Comunque, modestamente le suggerisco che la raccolta di Simon Brimmer attrarrebbe un pubblico più colto dal punto di vista pubblicitario. Può suggerire ciò che vuole, signor Brimmer. In questo caso, però, Vita Cream non sponsorizzerebbe il suo programma. Bambini, madri e padri, l'America tutta vuole soprattutto questo. E aumentiamo l'indice di gradimento. Scusi, ma ricominciamo. Troviamo Miss Edgy nello spogliatoio delle donne mentre... Jenny le dice. Miss Edgy, io sono tua cugina. E ho il diritto di sapere tutta la verità. Ma Jenny... Non ti capisco, cosa vuoi dire? Parlo del tuo raffreddore. Non è un semplice raffreddore, vero? Ecco, potrebbe... Ellery, perché hai nascosto la sveglia?
Scusami, papà, sei rientrato alle 4 e ho pensato di lasciarti dormire. Va bene, ti perdono. Con il fatto che dormo poco e con questa ridicola dieta mi sto riducendo uno straccio di padre. Cos'è quella? Una cosa diabolica, una pentola a pressione. La sto provando con i tuoi broccoli. Accidenti alla dieta. Broccoli, spinaci, fagiolini, cavoli verdi. Darei qualsiasi cosa, mio caro, per una bistecca al sangue ricoperta di funghi saltati o anche di patatine novelle. Quanti chili hai perso? Questo è un altro problema. Dobbiamo comprare una nuova bilancia. Sta sbuffando? Certo, è così che deve fare. Rispondo io. Oh... Pronto? Ah, sì, Billy. Del veleno? Sì, d'accordo, vengo subito. Puoi spiegarmi una cosa, papà? No, non ora, devo andare al Mercy Hospital. È stata appena ricoverata un'attrice per avvelenamento. Non sarà mica vera Bethune? Sì, ma come lo sai? Stavo ascoltando Miss Edgy, ma il programma si è bruscamente interrotto. Passi i giorni ascoltando i drammi sentimentali. Vuoi che ti accompagni? Sì, sbrigati. È ancora viva. Oh... oh. Oh. Ora che ci penso, potrei raggiungerti lì. Buona idea, figliolo. Poi andiamo a cena fuori. Mm-hmm. Chi potrebbe volerla uccidere, Miss Bethune? Non lo so, non ne ho la minima idea, caro. E come si sente adesso? Molto meglio. Bene. Devo ringraziare i medici che sono stati magnifici. Se non fossero intervenuti così tempestivamente, ora volerei nell'infinito. Mi dicono che il centralino è sovraccarico. Certo, tutti i miei ammiratori. Deve essere stato un terribile shock per loro. Quando pensa di tornare al lavoro? Non appena me lo permetteranno, caro. Io devo tutto al mio pubblico. Lei è la mia attrice preferita, lo sa? Delle rose per Miss Bethune. Ah! Ma sono bellissime! Ormai questa è diventata una serra! Così la trasmissione aveva successo. Superiori alle aspettative. Ah, Ellery, il signor Lawrence Denver, mio figlio Ellery Quinn. Piacere di conoscerla. Il piacere è mio, Jeff. Lei segue il nostro programma? Sì, qualche volta, quando resto a casa. Mi piace molto. Ecco, stavo proprio dicendo all'ispettore che non riesco a capire. Avrei potuto berla io. Si spieghi meglio. Beh, ho bevuto anch'io da quella brocca. Anche Wendell Warren l'annunciò. Quando esattamente? Prima che iniziasse il programma, come lo spiega? È semplice. Il veleno è stato messo nella brocca subito dopo l'inizio del programma. Ma in sala non è entrato nessuno. In questo caso deve essere stato uno di noi. È l'unica spiegazione possibile, signor Denver. Comunque non sono stato io. Sentirete tante chiacchiere in giro, ma vi assicuro che sono false. Vera non voleva liberarsi di me. Come liberarsi di lei? Togliendomi dal programma. Perché io... è da qualche settimana che la prendo in giro. Ma in maniera affettuosa, credetemi. Lei si è offesa e quando ho cercato di scusarmi ha perso il controllo e anch'io l'ho perso. E ci siamo detti delle cose terribili. Perché non si spiega meglio? Grazie. Oh, scusami, papà, è stato un piacere. A presto. Ti telefono più tardi, ciao Eddie. Posso, Miss Bethune? Mi spiace, sono troppo stanca per concedere altre interviste. Non sono un giornalista. Ah, no? Mi chiamo Ellery Quinn. Ellery Quinn? Il vero Ellery Quinn? Beh... si accomodi pure, che sorpresa, signor Quinn, la prego entri. Grazie. Sono molto contenta che lei sia qui. Io sono terrorizzata, signor Quinn, sono completamente terrorizzata. Qualcuno ha cercato di uccidermi. E chi è stato? Mio bel giovanotto, se lo sapessi, non crede che l'avrei detto a quel buffo ispettore? Quello è mio padre. Oh, ma... beh, io intendevo buffo, ma in maniera complimentosa, mi creda. Ha un magnifico senso dell'humor. Sì? Ma adesso mi dica se posso contare sul suo aiuto. È così bravo a risolvere casi del genere. Farò tutto il possibile, Miss Bethune. Pensi a me come l'indifesa Miss Edgy. Miss Edgy, c'è un motivo per cui qualcuno in quella stanza avrebbe voluto avvelenarla. Qualcuno? Ognuno di loro avrebbe avuto un motivo, signor Quinn. Ognuno di loro, mi creda. Ma io sono sicura che non oseranno riprovarci, non quando sapranno che il caro Ellery Quinn sta svolgendo le indagini. Signor Peer, ha un'idea niente di domande, può essere signori. Successo? È vero che la vita crimine... Vi prego, spiega quando tornerà al lavoro, mi faremo una dichiarazione più tardi. Bene. Buongiorno, signor Peer.
Che significa questo? Chiedo scusa, ma ciò che le dirò richiede la sua completa attenzione. Forse non sarà il luogo adatto questo, ma... Se lei intende parlarmi ancora del suo programma... No, è il contrario. Sono qui perché voglio farle un'offerta. Lei è stato chiaro nel dirmi che dubita delle mie capacità creative. Mi permetterò di farle cambiare idea. Ma che cosa dice? Dico che entro 3 giorni nel mio programma rivelerò l'identità della persona che ha cercato di uccidere Miss Vera Bethune. Se non sarà così, ci rimetterò di persona, glielo garantisco. Beh, adesso devo andare. Lei si riposi. E se scopro qualcosa, le telefono. Che Dio la benedica, Ellery. La posso chiamare Ellery? Mi farebbe piacere. Io farò in modo che tutti i giornali mettano in risalto il suo nome. Mm-hmm. Caro. Grazie. E io dirò a mio padre di farla sorvegliare in ogni momento. Oh, no, questo è meglio evitarlo. Me lo ha già proposto, ma gli ho detto che è una cosa che non mi posso permettere. Ma... Niente da fare, Miss Edgy non può avere paura. Vero, oh mio Dio, sono venuta non appena ho sentito la notizia. Oh, Luis, carissimo. Ah, deve essere stato terribile per te. Ero a White Plains quando l'ho saputo. Ma dove vuole arrivare il mondo? E se non sei al sicuro nel palazzo dove lavori, non sei al sicuro in nessun posto. Oh, che pensiero delicato. Mi hai portato le violette, non sai quanto mi piacciono. Tutti gli altri mandano sempre rose. Oh, Ellery, ti presento Louise Demery. Louise, questo è il signor Ellery Quinn. Lieta di conoscerlo. Il piacere mio. È un autore importante, sai? Peccato, non mi occupo di autori. È la mia agente. Oh. Beh, non c'è da meravigliarsi, signor Quinn. Il mio è un lavoro come un altro. Adesso devo scappare. Le telefonerò. Au revoir, chérie. Qui. Qui non è mica quel tizio che scrive tutti quei gialli. È proprio lui. È uno scrittore. Perché mi hai detto che è un autore? Capisco, vostro onore. Vostra moglie... Certo, ognuno di noi a suo modo le voleva bene. Sì, sì, vostro onore, sto andando in città in questo momento. Grazie, signore. Era il sindaco. Ha detto che sua moglie è in lutto per Miss Edgy. So come ti senti, ma non è colpa tua. Certo che è stata colpa mia. Non dovevo darle ascolto. Tu le hai offerto la protezione della polizia. Lei ha rifiutato e l'ospedale l'ha assecondata. Dare la colpa agli altri è solo una scusa. Comunque era mia la responsabilità. Pronto? No, ora non è qui. Può provare a chiamarli in ufficio. D'accordo? Un giornalista? Mm-hmm. Per quanto li terremo a bada. Senti, papà, è anche mia la responsabilità. Miss Edgy mi aveva chiesto di trovare il colpevole, perché avrebbe tentato ancora di ucciderla. Così io sono responsabile quanto te. Beh, se siamo veramente responsabili tutti e due, allora cerchiamo l'assassino. Mm-hmm. Eccola qui, amico. Una donna magnifica, l'immagine dell'America. Se ho ben capito, era un'attrice, vero? Amata e seguita da milioni di casalinghe. E ora requiescat in pace, Miss Edgy. Edgy? No, no, questa si chiama Vera non so che. E guardi, i suoi effetti personali sono su quel tavolo. Simon, che ci fai qui? Sono venuto a portare le mie più sentite condoglianze.
Chi ti ha fatto entrare, Brimmer? Ah, non si preoccupi, ispettore, è suo fratello. Fratello? Lei ha capito male, bravo uomo. Io ho semplicemente detto che al mondo siamo tutti fratelli. La ferita è dovuta a una pistola di piccolo calibro che ha sparato da distanza ravvicinata. Era una calibro 22, vero? Ellerim. E tu vattene, Brimmer. Questa volta non devi ficcare il naso. Non posso fare a meno di chiedermi come il secondo attentato alla vita di questa donna possa essere riuscito mentre lei stava ancora indagando sul primo. Smettila, Simon. Stai esagerando. Calma, Quinn. Era un'osservazione. Comunque, credo sia giusto avvertirvi che anch'io intendo fare delle indagini su questo caso. Con un po' di fortuna avrai il nome dell'assassino entro 48 ore. Se scoprirai qualcosa, farai meglio a dirmelo o ti farò arrestare per reticenza. Oh, sarà tra i primi a saperlo, ispettore, insieme a tutti i miei ascoltatori. Buona giornata, signore. C'è qualcosa che mi disturba, papà. Qualcosa che non va, una cosa fuori posto. Già. Ispettore, ho provato a chiamarla a casa, ma... Sembra che tutti abbiano il mio numero. C'è qualcosa che manca, che dovrebbe esserci, ma non c'è. Nel suo ufficio c'è una signorina, una certa Miss Leslie. Chi? Anita Leslie, la cugina Jenny. La cugina Jenny? Ha detto che vuole parlare con lei. No, io non ho un alibi. Lei non ha un alibi per che cosa? Grazie. Per l'ora in cui hanno sparato a Vera. I giornali hanno scritto che Vera è stata uccisa verso le 2 di questa notte. Tra l'una e mezza e le 2:30. Se sono qui è perché voglio dirle... Senta, ho cercato di andare d'accordo con lei, ma non era facile. Lei mi trattava sempre come... Come... Beh, sono troppo signora per poterlo dire. Tenga. Grazie. Dopo i fatti di ieri io ero completamente a pezzi. Non riuscivo a dormire. Così verso l'una sono... uscita dal mio appartamento per prendere un po' d'aria e schiarirmi le idee. Il portiere mi ha vista uscire. E dove è andata? In nessun posto in particolare. A che ora è rientrata? Saranno state le 3, credo. Ora capisce perché sono preoccupata. Sì, capisco, signorina. E ha fatto benissimo a venire da me. E ora cerchi di ricordare. Si è fermata da qualche parte? Ha visto qualcuno? No. No, nessuno. Lei ha passeggiato per 2 ore senza vedere nessuno. Papà, sai benissimo che capita anche a me. Sì, sì, lo so, lo so. L'unica cosa buona è che non avevo alcun motivo per uccidere quella donna. Però se questa zia Maria fosse stata eliminata, Miss Edgy, forse lei sarebbe diventata la protagonista. Oh, ma è una cosa che avrebbero fatto comunque. Almeno così mi ha detto il signor Warren. Le ha detto che Miss Edgy avrebbe lasciato il programma? No, il signor Warren non ha detto questo. Allora potremmo sapere cosa ha detto esattamente. Che avrebbe preso un brutto raffreddore. Il padre era un alcolizzato, la madre una prostituta. E ti meravigli se è finita così? Ma chi è stato ad ucciderla? Non lo so, io non ho ancora deciso. Tu non hai ancora deciso? E io chi sarei, la tua dattilografa? Io penso alla trama e tu scrivi i dialoghi. Ma che dialoghi scrivo per le tue stupide trame? Andiamo, Olivia, ora capisco perché la famiglia di Elm Street è un disastro. La famiglia di Elm Street? Io sto parlando della trama di Ombre di domani. Cosa? Ma sì, Jennifer si vede di nascosto con Junior Brown all'insaputa del marito Mark e quando è appena tornato a Berlino. Ora Mark è ancora innamorato dell'affascinante Hilde Garden. Hilde Garden? Ma se va sempre in giro sulla sedia a rotelle. Sei il solito distratto, Alvin. Quella è Minnie Malone, l'eroina del gentile dottor Keane. Oh. Sì, sì, avanti. Scusatemi. Ecco, sto cercando il signore o la signora Barr. Attore o agente? Cosa? Senta, noi siamo molto occupati. Può lasciare il suo numero alla segretaria? Io sto indagando insieme alla polizia sull'omicidio di Miss Edgy. Ah, quello. Beh, allora si accomodi. Grazie. Ma la prego di essere breve. Dobbiamo eliminare Vera dal programma e non è una cosa facile, lo sa? Ma è una cosa che avreste fatto comunque. Non ho capito il suo nome. Ellery Quinn. Quinn? Quinn? Ah, oh, sì, lei è quello che scrive quei racconti polizieschi. Ah, beh, sì, io dalla teoria sto passando alla pratica. Ah, sì, capisco. Ed ora sta svolgendo delle indagini. Beh, signor Quinn, io le posso assicurare che... Se sta pensando che Alvin e io abbiamo avuto a che fare con la morte di Vera, beh, posso dirle che è completamente fuori strada. Noi stavamo cercando solo di eliminare Miss Edgy. Ah, ma perché volevate toglierla dal programma? Mio caro amico, Vera Bethune si era fatta un'idea sbagliata della sua importanza per il programma. Il suo contratto stava per finire e le sue richieste erano esorbitanti. Così eravamo pronti a fare ciò che facciamo sempre. Ricoverare la vecchia in ospedale per un raffreddore. Se fa come le diciamo noi, il raffreddore passa. Altrimenti, polmonite. Ed ecco che la parte è subito eliminata. Pronto?
Qui? Ah, sì, è qui da me. È per lei. Grazie. Pronto? Cos'è successo? Lei cosa? Ma... D'accordo. Ci vediamo lì tra 20 minuti. Grazie per il vostro aiuto. Signor Quinn? Mm? Sì? Quella telefonata riguardava la morte di Vera? Sì, forse abbiamo un indizio. Ha parlato di una lei? Già. Allora immagino che debba riferirsi ad Anita Leslie o a Mary Lou Gamm. Nessuna delle due. A presto. Un attacco di polmonite piuttosto improvviso, non credi, Jenny? Non immaginavo che stesse così male. Quando pensi che si potrà riprendere dal coma? Il dottor Tyler dice che potrebbero essere giorni, oppure... Oppure cosa, Jeff? Oppure mai. Mai? Forse la polmonite di Miss Edge è più grave di quanto si pensasse. Più tardi, Jenny vede entrare Jeff nell'aula. Oh, Jeff! Mi dispiace di turbarti. Ma che sta facendo? Chi è lei? Salve, si ricorda di me? Certamente, signor Quinn, ma chi è quella persona? Lui è mio padre. Ispettore Richard Quinn, Miss Demery, e vorrei da lei una spiegazione. Una spiegazione su che cosa? Ieri ha detto al sergente Billy che si trovava a White Plain nel momento in cui è stata avvelenata Vera Bethune. E allora? Abbiamo delle prove che lei non era affatto a White Plain. Alle 9.40, 25 minuti prima del tentato omicidio, lei ha preso una multa a Central Park da un agente della polizia a cavallo. Papà. Voglio sapere perché ci ha mentito riguardo l'alibi. L'alibi? Oh, ma su, andiamo, ispettore. Supponiamo che le avessi detto che ero allo Stilpied di Atlantic City, oppure che facevo l'autostop sull'autostrada di Milarino. La signora ha ragione. Che importa dove si trovava se non era in questo studio? Non avrebbe potuto avvelenare l'acqua nella brocca. Questo lo so, Ellery, ma lei ha mentito perché? Se vuole proprio saperlo, ero in compagnia di un uomo, la cui moglie è per il momento sulla West Coast. Però questo non ha niente a che vedere con il fatto che Vera è stata avvelenata da un uomo che la odiava. Perché un uomo? Non vorrete sospettare di Anita Leslie? Chi è la donna che suona l'organo? Mary Lou Gamm. Oh, no, quella non farebbe male a una mosca. E ora, se volete scusarmi... Scusa, Ellery, pensavo di avere un indizio. E ora Warren e Debra. Io andrò da Warren. Arrivederci a domani anche da Wendell Warren. Le vicende quotidiane è scritto e prodotto da Alvin e Olivia Byrne. Fenton. Possibile che tu non possa far niente per questi dialoghi. Sono ignobili. Credo davvero ormai che Alvin e Olivia siano a corto di idee. Tesoro, sei stata meravigliosa. Grazie, Miss Demery. Purtroppo non ho avuto il tempo di leggere il copione. Questo vecchio programma finirà senza di te, credimi. Ti farò avere un contratto che ti sistemerà per sempre. Vieni, ce l'ho qui con me, ne parleremo a colazione. Irvi, cos'è successo al pranzo di ieri da Sardi? Il tizio non si è visto? Capisco. Sì, ce la potrei fare se prendessi un taxi. Ci sentiamo più tardi. Mi scusi. Mi spiace, niente autografi. No, riguarda Vera Bethune. Scusi, ma non capisco. E riguarda l'avvelenamento. È uno sbirro, amico? Beh, non è la parola esatta. Allora non intendo rispondere alle sue domande. Non ora, ho un appuntamento. Mi chiami questa sera. Il mio numero è Murray Hill 3990. Murray Hill? Murray Hill cosa? 3990. Grazie tante. Signor Quinn, posso parlare con lei solo un momento? Ma certo che può. Miss Gamm. Mary Lou Gamm. Sono informazioni molto riservate, signor Quinn. Riguardano Miss Bethune e una certa persona. Signorina Gamm, se questo ha a che fare con l'omicidio, dovrebbe parlare con mio padre. Oh, no, non ci riuscirei mai. Mi spaventa tanto. Mio padre? Cerchi di capire. Io sono una ragazza molto timida. Ed è per questo che gli unici amici che ho sono i miei fiori e il mio Worley. Il suo Worley? Mi aiuta a superare i momenti difficili. Perché non si siede un momento? Mi è molto difficile parlare con estranei senza la mia musica. Certo. No, la prego, non deve guardarmi. Oh. Sì, così va bene, grazie.
6 anni fa sono venuta a New York da Sperryville. Ero giovane, ambiziosa e avevo talento. Avevo frequentato la scuola di musica di Warrington. Ero piena di vita, ambizione, entusiasmo eppure... La gente mi spaventava. La gente così fredda, distaccata. Ma improvvisamente, un anno fa, ho conosciuto Wendell. Wendell Warren? Non so perché ha scelto me, ma un giorno mi ha guardata, mi ha baciata e sono sbocciata come una rosa in un mattino di primavera. Ogni giorno era Natale, ero felice come una bambina tra le sue braccia. E poi, tanto tempo fa, è diventato freddo come l'alabastro, per colpa di lei. Lei? Lei chi? No, la prego, non mi guardi. Vera Bethune, è stata lei che mi ha portato via Wendell. Le ha comprato gioielli costosi, pellicce, era una cosa disgustosa. Io odiavo quella donna e odiavo anche Wendell, li odiavo tutti e due. Cosa sta cercando di dirmi, Miss Gum? E infine, qualche settimana fa, toccò a Wendell essere respinto. Era bello vederlo strisciare ai suoi piedi come un verme. Era disperato come lo ero stata io. È stata lei a lasciarlo, ne è sicura? Certo che ne sono sicura. Per questo l'ha uccisa, signor Quinn. Lei lo prendeva in giro, era una donna cattiva. Su, coraggio, Miss Gum. Quanto sono sciocca. Io lo amo tanto, signor Quinn. Anche se mi ha fatto del male, lo amo come prima. Ma pensa che Warren abbia ucciso Vera? Pensarlo? Anche se non ho nessuna prova, non lo penso soltanto. Ne sono convinta. Non deve dire a nessuno quanto le ho detto. Eccetto a suo padre, naturalmente. Le do la mia parola. Coraggio. Sto ascoltando, Irvi, sto ascoltando. Gli hai detto che non lavoro per quella paga? E lui che ha risposto? L'ha detto davvero? Certamente che accetterò, ma non ne sono entusiasta. Signor Warren? Signor Warren, mi chiamo Simon Brimmer. Brimmer? Ah, sì, lei è uno scrittore. Lieto di conoscerla. La sua segreteria telefonica mi ha detto che lei era qui. Che buffa combinazione. Stavo pensando alle sue commedie poliziesche. Sono molto belle, i miei complimenti. Oh, grazie. Vediamo, lei trasmette il mercoledì alle 10. Io avrei il soldato giù alle 8:30, ma credo che potrei dedicarle... Non sono venuto per parlarle del mio programma, signor Warren. Vuol dire che non ha bisogno di uno speaker? No. Vede, io sto indagando sulla morte di Vera Bethune. Anche lei. Un tizio ha cercato di parlarmi oggi pomeriggio. È meglio arrivare subito al sodo, signor Warren. Sono venuto a sapere che lei e Miss Bethune avete avuto una relazione sentimentale e che lei le ha comprato gioielli costosi, pellicce... E con questo? Mi faceva piacere farle dei bei regali. Ma poi la relazione si è interrotta. Come sarebbe? Non capisco. Miss Bethune si era stancata di lei e aveva trovato un altro. Larry Denver, sì, è vero. Oh, lei sarà stato geloso. Ma no, lei deve aver capito male, Brimmer. Vera non mi ha lasciato, l'ho lasciata io. Davvero? Certo, lei mi ha aiutato molto quando era in auge. Ma cominciava a non esserlo più. Io lo sapevo e anche lei lo sapeva. Quella ridicola storia del raffreddore di Miss Edgy. Ormai era finita, chi aveva più bisogno di lei? Perché legare il tuo carro ad un cavallo morto? Ah, davvero, perché? Ah, ti ho colto in flagrante. Dov'è la coscia di tacchino? L'ho nascosta. Ellery, ridammela. Papa, per oggi hai già consumato tutte le calorie. Ah, ma io volevo solo guardarla. Come mai sei in piedi? Sono le due passate. Leggevo il rapporto della polizia. Per la centesima volta. Sai, c'è qualcosa che non va. Può sembrare stupido. Di veleno, per esempio, non ce n'era molto nella brocca. Il veleno non c'entra, le hanno sparato. Allora non lo so. E questo non mi fa dormire. Probabilmente la torta di zucca, due fette e con panna sopra. Certo che la torta d'arancia è migliore. È necessario parlare di torta. Mm-hmm. Meglio i risultati delle corse. L'edizione di lunedì. Non ho avuto il tempo di leggerlo.
Papà? Sì? Ci sono. Come sarebbe? Dammi il giornale. Guardale il polso. Cosa? Dove? Il bracciale. Sì. Quel bracciale, quello nella foto. Non era nella stanza dell'ospedale quando l'hanno trovata. Se non è nell'elenco dei suoi effetti personali, qualcuno l'ha preso. E allora? Se ce l'ha l'assassino, non sarebbe più un indizio. Sarebbe tutto così chiaro. Su, spiegati meglio. Qualcosa mi dice che se troviamo quel bracciale sapremo chi è l'assassino di Miss Edgy. Mi scusi, infermiera Froli? Mi dispiace, i visitatori possono entrare dopo le 14. Mi hanno detto che lei era in servizio quando hanno ricoverato Miss Bethune. Lei è un giornalista? No, io sono della polizia, sto indagando e volevo parlarle di quel bracciale. Quale bracciale? Miss Bethune portava un bracciale al polso sinistro, cerchi di ricordare. Era d'oro con delle pietre viola. Oh, sì, adesso mi ricordo. Le avevo chiesto di non portarlo. È contro i regolamenti dell'ospedale. Ma ha insistito talmente tanto che... Allora lo portava quando è morta? Ma sono sicura di sì. È sparito. Beh, non l'ho certo preso io. Ma qualcuno ce l'ha, forse l'assassino. Oppure Gas. Chi? Ma sì, Gas Geropolis, l'inserviente notturno. Abbiamo avuto molte lamentele. Non abbiamo prove, naturalmente, ma... Già. Oh, buongiorno. Simon, cosa ci fai qui? Segui una pista? Potrei farti anch'io la stessa domanda. Voglio interrogare l'inserviente notturno. Vuoi venire con me? Potresti darmi una mano? Grazie, ma vorrei interrogare di nuovo la guardia di sicurezza del quarto piano. Ti farò sapere se faccio progressi con la nuova pista. Qui? Cosa? Nuova pista? Sì, il bracciale è scomparso. Il bracciale, hai detto? Vera Bethune lo portava quando è morta. Immagino che avesse un certo valore. Ah, sì, credo di sì. Si era rifiutata di toglierlo. E non riesco a capire perché si sia comportata così. Civetteria femminile. Beh, adesso ti saluto. Dai, vieni. Ho la macchina della polizia a disposizione. Oh, no, cercherò di cavarmela da solo. Ma grazie lo stesso e buon lavoro. A più tardi. Signor Geropolis, mi chiamo Hillary Quinn, vorrei parlarle di un bracciale. Non sono sposato, vendine uno alla ragazza accanto. Sto parlando del bracciale di Vera Bethune, pietre viola incastonate nell'oro. Vuoi che ti rompa il piede? Se non vuole parlare con me, parlerà con la polizia. C'è un agente di guardia giù al portone. Ehi, calmati, amico. Entra pure, accomodati. Grazie. Ti ha mandato all'ospedale, così? Ah, beh, non proprio. Insomma, non volete lasciarmi un momento in pace, vero? La settimana scorsa è sparito il portafoglio di un imbecille. La settimana prima un idiota si è fatto soffiare l'accendino. E a chi danno sempre la colpa di tutto? A Gas Geropolis. Mi ascolti, sto cercando l'assassino. L'assassino? No, un momento, amico. Era già morta quando l'ho trovata io. Ah, lei è entrato nella stanza. Ok, è vero, sono entrato. Ma non l'ho uccisa io. Ehi, ascolta. Vuoi il bracciale, vero? Puoi prenderlo, è nascosto dentro l'armadio. Vieni. Lì in alto, dietro. Aspetti, il cappello. Lo prendo io, per me è più facile. Grazie. Ehi, maledizione, mi apra! Piacente, ma ho dovuto farlo. Perché? Perché ora me la devo squagliare, amico. Ma volevo soltanto farle qualche domanda. Adesso non ho tempo. Manderò qualcuno a liberarti quando sarò molto lontano. Allora lei ha preso il bracciale? Certo che l'ho preso. Perché? E perché no? A lei ormai non serviva più. Benché dal modo in cui lo teneva sembrava che volesse portarlo con sé. Cosa? Ho detto che dal modo in cui lo teneva sembrava che volesse portarlo con sé. Manderò qualcuno per liberarti. Ehi, un momento. No, ti saluto, amico, io non ho tempo. Dove credi di andare? Vili, sei tu? Certo, io, ma lei dov'è? Qui, Vili, sono chiuso nell'armadio. Aprilo, dai, aprilo. Va bene, non ti arrabbiare. Grazie, Vili. Cominciavo a preoccuparmi. Ehi, ti prego, stai calmo, sei più grosso di me. Io non voglio picchiarla. Lei ha detto che Vera Bethune teneva stretto il bracciale. Ho dovuto strapparglielo dalle mani, amico. Oh, hai sentito, Vili? Questa sì che è una prova e noi non lo sapevamo. Quel bracciale dov'è ora? Buongiorno. Oh, buongiorno, signor. Quinn, si accomodi, la stavamo aspettando. Oh, grazie infinite.
Gus, come stai? Io benone. Ah, sapete, di solito gli affari li tratto nel mio ufficio che si trova in Park Avenue, ma quando Gus mi ha chiesto di venire da lui ero felice di poter accontentare un vecchio ed affezionato cliente. Gus, se non sbaglio al telefono mi hai parlato di bracciali. Bene, io ho portato i miei pezzi più pregiati. Ah, questo è molto interessante. Sì. Oh, certo, apparteneva ad una delle sorelle Dolly. Regalo del principe ereditario della Danimarca. Un pezzo raro e magnifico, non è d'accordo? E qual era il nome del principe ereditario? Mamma? Scusi? L'incisione sul fermaglio, piccola ma leggibile. A Vera, con amore, mamma, 6 aprile 1931. Beh, sì, è vero. Allora, sono stato imbrogliato. Vuole che lo porti dentro, maestro? Non ancora, sergente. Sergente? Ehi, cos'è questa buffonata? Lei ha ricevuto questo bracciale ieri pomeriggio da Gus. Lo ha rubato ad una donna morta. Ma io non ne sapevo niente. Quanto vale quel bracciale? 5 pietre di giada con incastonatura in oro 14 carati. Pensavo che la giada fosse verde. Di solito lo è. Questa è giada viola, sono bellissime pietre, davvero belle. C'è anche la giada rosa, è di buona qualità ma non è niente di eccezionale. Direi un $100. Sì, li vale. Forse qualcosa di più. Ehi, maestro. Che cosa c'è? Guardi. Simon ci ha battuti. Papà! Sono qui, figliolo. Papà, che cosa fai? Ho deciso di ricominciare a godermi la vita. Ma allora la tua dieta? Ricordati che la Costituzione degli Stati Uniti proibisce qualsiasi forma di punizione crudele. Adesso fammi compagnia. Tu non sai quanto mi sento bene. Cibo buono, aria fresca. Sono un'altra persona, eccetto il polline nell'aria. Ma perché i fiori devono rovinarmi tutto? Salute. Rispondi tu. Ellery? Ci sono. Ma certo. Credo di sapere chi ha ucciso Vera Bethune. E voi lo sapete? Ad uccidere Miss Edge è stato Lawrence Denver oppure Anita Leslie, che doveva sostituirla. Ma potrebbe essere stato Wendell Warren. E non dimenticate Mary Lou Gum, la suonatrice d'organo. E se invece fosse stato qualcun altro? Qualcuno che non si trovava in sala? È possibile. Era l'ufficio del commissario. Brimmer vuole che stasera ci sia qualcuno che arresti l'assassino di Vera e hanno scelto me. Che differenza fa se ci aiuta Simon? L'importante è risolvere il caso. Me lo vedo quell'arrogante mentre dice al commissario che presto consegnerà quell'uomo alla polizia. Cosa? Ho detto quell'arrogante di no, Brimmer. No, hai detto uomo. Sì, Brimmer lo farà prendere finita la trasmissione. Papà, dobbiamo andare immediatamente alla stazione radio. Simon accuserà la persona sbagliata. L'arresto subito, così chiudiamo la faccenda. Aspettiamo, papà, e se avesse ragione Simon? Sarei costretto a tirarti le orecchie come quando eri piccolo. Non si può entrare, signore. Sono l'ispettore Quinn, mi stanno aspettando. Sì, signore. Simon, devo parlarti. Puoi congratularti più tardi, Quinn, andiamo in onda tra 20 minuti. Sono qui per identificare l'assassino. Mettiti seduto da qualche parte. Sì. Dunque, dove ero arrivato? Parlava di gioielli. Ancora quanto tempo dobbiamo stare seduti? Fino alla fine della trasmissione, signor Denver, è per questo che vi paghiamo. Cosa? Paghi le persone sospette? Oh, purtroppo, ispettore, anche se sono delle persone sospette, sono sempre degli attori e vogliono essere pagati. Avrebbe potuto pagare di più quel tirchio. Ci parli ancora dei gioielli, signor Brimmer? Già, i gioielli. In particolare un costoso bracciale. Un bracciale che portava Miss Bethune al momento della sua morte, ma che è stato rubato dall'assassino, poiché lo avrebbe fatto facilmente identificare come l'uomo che negli ultimi mesi aveva regalato dei gioielli molto costosi a Miss Bethune. No, aspetti un momento, Brimmer. Un uomo profondamente innamorato che era stato improvvisamente respinto. Lei è pazzo, non penserà di incolpare me. Simon. Senti,
Non intrometterti nel mio programma. Simon, hai sbagliato persona. Cosa? Stai accusando la persona sbagliata. L'assassino è una donna, non un uomo. Ti prego di non essere ridicolo. Warren non ha regalato quel bracciale a Vera. Ecco, guarda cosa dice la dedica. Con amore, mamma. Già, c'è qualcosa che non quadra. Questo bracciale è stato strappato dalle mani di Vera. Lo stringeva con forza quando è morta. È un indizio chiaro. Spero che tu non voglia sospettare di sua madre. Oh, certo che no. Insomma, ci può dire di chi sospetta? È molto più di un sospetto, Warren. Ellery sa chi è stato. Ma non lo rivelerà nel mio programma. Sospendete la diretta e trasmettete la puntata che abbiamo preparato lunedì. Momento, prego. Vorrei sentire la soluzione del signor Quinn. Signor Pearl, vorrei ricordarle che questa trasmissione è la raccolta di Simon Brimmer. E io vorrei ricordarle che è Vitacrim la ditta che paga. Signor Quinn? Beh, come ho detto, questo bracciale è un indizio importante, ma lo abbiamo scoperto solo stamattina. Ha delle pietre di giada viola incastonate nell'oro. Sì, sì. Cosa? Come potrà incriminare la signorina Leslie? La signorina Leslie? Hai detto che era una donna, non penserei alla signorina Gam, l'organista. Perché dovrebbe essere una di loro? Ma l'assassino era nella stazione radio dove Vera è stata avvelenata. Non è esatto. Come? È impossibile. Ma che sta dicendo? Nessuno ha cercato di uccidere Vera Bethune quella mattina, ma si è avvelenata da sola. Ricordate che la quantità era molto piccola. Vera stava per essere tolta dal programma. Aveva bisogno dell'appoggio del pubblico. Il modo migliore era di far credere che qualcuno avesse cercato di ucciderla. Dolce, imprevedibile Vera. Se le avessi scritto una trama simile non l'avrebbe accettata. L'hanno portata di corsa all'ospedale. Eppure dopo neanche un'ora riceveva i giornalisti. Era in prima pagina. Con quel tipo di pubblicità la radio non poteva più licenziarla. Ma allora chi è stato, signor Quinn? Bene, il vero omicida ha colto l'occasione per finire ciò che aveva cominciato Vera. Si credeva al sicuro, poiché si sospettava soltanto delle quattro persone che si trovavano in sala con Vera, e quella notte è entrato di nascosto in ospedale, con addosso un vestito da infermiera o da donna delle pulizie, ed ha sparato a Vera mentre dormiva. Ma una cosa è andata male. La vittima si è svegliata in tempo per riconoscere l'aggressore. Esatto, papà. E Vera, prima di morire, mi ha lasciato un indizio sperando che io capissi. Anche lei ha capito, Miss Demery. Io? No. Eppure è chiaro. Quella mattina in ospedale lei ha portato delle violette a Vera. Io ero lì e Vera era sicura che me ne sarei ricordato. Quelle pietre indicano le violette che lei le ha portato. Ma è assurdo. Ti voleva bene e anche tu l'adoravi. Sei solo una bambina ingenua, ma cosa ne sai tu dell'amore? Non c'era amore tra me e Vera. Per 11 anni l'avevo seguita come un'ombra. Raccoglievo solo briciole. Sopravvivevo grazie a lei. E per questo odiavo me stessa. Pretendeva grossi contratti, molti soldi. Ho provato, Olivia, tu sai che ho provato. E quando le ho detto di aver fallito, lei mi ha umiliata. Sapevo di essere finita. E poi sei arrivata tu, Anita, e ho visto una possibilità per entrambe. Avremmo fatto una coppia eccezionale noi due. E non avrei avuto più bisogno di Vera. E poi quella recita dell'avvelenamento. Io sapevo che si era avvelenata da sola. Era l'ultima speranza che aveva per ritrovare il successo. E sono sicura che ci sarebbe riuscita. Oh, ma certo, avrebbe avuto il suo denaro. E avrebbe rovinato te, Anita, perché odiava la tua giovinezza. E non volevo che facesse questo a te. E neanche a me. Ucciderla era la sola cosa giusta da fare. No. È un'ottima occasione, no. Ellery. 13 settimane nell'ora più alta di ascolto. No. Allora facciamo 26. Ma io non voglio recitare alla radio. 39 settimane a $1,000 a settimana garantito. Comunque sia, già un contratto a lungo termine con... Il contratto? Io me ne infischio del contratto. Ellery, lasciamo il meraviglioso mondo dello spettacolo e andiamo a mangiarci un pezzo di torta dall'Indy. Forse anche due, perché no? Grazie lo stesso, signor Pearl, grazie. Ammiro molto il suo carattere, Quinn. La richiamerò con un'altra proposta. Signor Pearl, con questa tremenda confusione quasi riusciva a sfuggirmi. Sfortunatamente non ce l'ho fatta, mi scusi. Senta, ho una nuova brillante idea che vorrei proporle. Pensavo di prendere un cocktail e di cenare con lei al Marocco. Per prima cosa sono a Stemia, poi ceno da solo.
Cari ascoltatori, eccoci ancora una volta con Miss Edgy di Middleville, l'amata preside del liceo di Middleville che aiuta i ragazzi e le ragazze di Middleville ad affrontare le vicende quotidiane. Le vicende quotidiane, sponsorizzato da Vita Cream Shampoo. Potrebbe dedicarmi un momento, signore? No, Brimmer, sono in ritardo, avranno iniziato. Capisco, signor Pierre, un uomo come lei, sempre sotto pressione, la capisco perfettamente. Ne parli con la mia segretaria. Ci ho provato, signore, diverse volte. Potremmo pranzare insieme. Mi sono permesso di prenotare un tavolo da Pierre, signore. So che Jimmy Nelson voleva giocare nella partita di sabato, Jeff, ma... Caspita, Miss Edgy, ma lei ha preso un brutto raffreddore. Oh, non è niente di grave, è solo un po' di febbre da fieno. Dovrebbe andare dal medico. Gliel'ho detto anch'io, ma non vuole darmi ascolto. Jenny, so che sei arrivata dalla California solo un anno fa, ma vorrei che mi chiamassi Jeff. Come vuoi tu, grazie, Jeff. Jenny e Jeff si guardano e non notano l'angoscia sul volto di Miss Edgy. È pallida in volto. La tosse continua a peggiorare. Ora Miss Edgy sa qual è il suo male. E se il dottor Sanderson non le avesse detto tutta la verità? La verità la saprete dopo l'annuncio pubblicitario. Sembra che oggi il nostro capo sia soddisfatto come un pasciò. Mary Lou, devi suonare più piano, altrimenti mi copri la voce. Sto suonando il più piano possibile, Wendell, non criticarmi. Ogni volta che leggo questi copioni mi convinco sempre più che devo tornarmene a Broadway. Certo che è dura da sopportare. Che cosa? La penosa agonia appuntata di Miss Edgy. Mi rendo conto che un uomo con il suo gusto e la sua sagacia non ama ascoltare queste sciocchezze giorno dopo giorno. Mia moglie non perderebbe una puntata per niente al mondo. Mentre le donne intelligenti e sensibili possono facilmente identificarsi con la onesta semplicità di quella meravigliosa donna. Comunque, modestamente le suggerisco che la raccolta di Simon Brimmer attrarrebbe un pubblico più colto dal punto di vista pubblicitario. Può suggerire ciò che vuole, signor Brimmer. In questo caso, però, Vita Cream non sponsorizzerebbe il suo programma. Bambini, madri e padri, l'America tutta vuole soprattutto questo. E aumentiamo l'indice di gradimento. Scusi, ma ricominciamo. Troviamo Miss Edgy nello spogliatoio delle donne mentre... Jenny le dice. Miss Edgy, io sono tua cugina. E ho il diritto... Buongiorno. Salve. Come mai è già qui? Volevo dare un'occhiata al copione. Ah, si tranquillizzi, è solo questione di farci l'abitudine. Arrivano sempre in ritardo. Hanno ancora un minuto di tempo, ed ecco qua il primo. Buongiorno. Ah, oh, buongiorno. Mary Lou, devo telefonare. Ciao, Irvi. Sì, sono in sala di registrazione. Alle 15 la BBO. Larry, tesoro, ma parla con Olivia e Alvin. Un appuntamento. Salve. Sono loro che scrivono va i copioni. Va bene, parlarne con loro. Alvin non sarebbe tanto male, ma lei è impossibile. Sì, certo. Buongiorno, cara. Hai già imparato il copione a memoria? No, non pensavo. Hai perfettamente ragione, Larry. Olivia è una pazza isterica. Ma cosa ti aspettavi? Dopo tutto la radio è questa. Va bene, rimaniamo d'accordo così. 20 secondi, state pronti. Ora però devo salutarti. Ti richiamerò. Il mio contratto termina tra 7 mesi. E poi me ne andrò a Hollywood.
Mi vuole la 20th Century Fox. Ancora. Sono felice per te. Sei bella. La 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 la. Mi. Oh! Senti, Anita. Che cosa c'è, Miss Bethune? Cerca di usare un tono più dolce oggi, d'accordo? 5 secondi. Non perché pensi che tu esageri, ma sai come sono fatti questi della stazione radio. La vita crimine. Vi prego, spiega quando tornerà al lavoro. Mi faremo una dichiarazione più tardi. Bene. Buongiorno, signor Peel. Che significa questo? Chiedo scusa, ma ciò che le dirò richiede la sua completa attenzione. Forse non sarà il luogo adatto questo, ma... Se lei intende parlarmi ancora del suo programma... No, è il contrario. Sono qui perché voglio farle un'offerta. Lei è stato chiaro nel dirmi che dubita delle mie capacità creative. Mi permetterò di farle cambiare idea. Ma che cosa dice? Dico che entro 3 giorni nel mio programma rivelerò l'identità della persona che ha cercato di uccidere Miss Vera Bethune. Se non sarà così, ci rimetterò di persona, glielo garantisco. Beh, adesso devo andare. Lei si riposi. E se scopro qualcosa, le telefono. Che Dio la benedica, Ellery. La posso chiamare Ellery? Mi farebbe piacere. Io farò in modo che tutti i giornali mettano in risalto il suo nome. Mm-hmm. Caro. Grazie. E io dirò a mio padre di farla sorvegliare in ogni momento. Oh, no, questo è meglio evitarlo. Me lo ha già proposto, ma gli ho detto che è una cosa che non mi posso permettere. Ma... Niente da fare, Miss Edgy non può avere paura. Vero, oh mio Dio, sono venuta non appena ho sentito la notizia. Ah, Luis, carissimo. Ah, deve essere stato terribile per te. Ero a White Plains quando l'ho saputo. Ma dove vuole arrivare il mondo? E se non sei al sicuro nel palazzo dove lavori, non sei al sicuro in nessun posto. Oh, che pensiero delicato. Mi hai portato le violette. Non sai quanto mi piacciono. Tutti gli altri mandano sempre rose. Oh, Ellery, ti presento Luis Demery. Luis, questo è il signor Ellery Quinn. Lieta di conoscerlo. Ah, il piacere mio. È un autore importante, sai? Peccato, non mi occupo di autori. È la mia agente. Oh. Beh, non c'è da meravigliarsi, signor Quinn. Il mio è un lavoro come un altro. Adesso devo scappare. Le telefonerò. Au revoir, chérie. Qui. Qui non è mica quel tizio che scrive tutti quei gialli. È proprio lui. È uno scrittore. Perché mi hai detto che è un autore? Di sapere tutta la verità. Ma Jenny, non ti capisco, cosa vuoi dire? Parlo del tuo raffreddore. Non è un semplice raffreddore, vero? Ecco, potrebbe. Ellery, perché hai nascosto la sveglia? Scusami, papà. Sei rientrato alle 4 e ho pensato di lasciarti dormire. Va bene, ti perdono. Con il fatto che dormo poco e con questa ridicola dieta mi sto riducendo uno straccio di padre. Cos'è quella? Una cosa diabolica. Una pentola a pressione. La sto provando con i tuoi broccoli. Accidenti alla dieta. Broccoli, spinaci, fagiolini, cavoli verdi. Darei qualsiasi cosa, mio caro, per una bistecca al sangue ricoperta di funghi saltati o anche di patatine novelle. Quanti chili hai perso? Questo è un altro problema. Dobbiamo comprare una nuova bilancia. Sta sbuffando? Certo, è così che deve fare. Rispondo io. Oh. Pronto? Ah, sì, Billy. Del veleno?
Sì, d'accordo, vengo subito. Puoi spiegarmi una cosa, papà? No, non ora. Devo andare al Mercy Hospital. È stata appena ricoverata un'attrice per avvelenamento. Non sarà mica Vera Bethune. Sì, ma come lo sai? Stavo ascoltando Miss Edgy, ma il programma si è bruscamente interrotto. Passi i giorni ascoltando i drammi sentimentali. Vuoi che ti accompagni? Sì, sbrigati. È ancora viva. Oh! Oh. Ora che ci penso, potrei raggiungerti lì. Buona idea, figliolo. Poi andiamo a cena fuori. Mm-hmm. Chi potrebbe volerla uccidere, Miss Bethune? Non lo so, non ne ho la minima idea, caro. E come si sente adesso? Molto meglio. Bene. Devo ringraziare i medici che sono stati magnifici. Se non fossero intervenuti così tempestivamente, ora volerei nell'infinito. Mi dicono che il centralino è sovraccarico. Certo, tutti i miei ammiratori. Deve essere stato un terribile shock per loro. Quando pensa di tornare al lavoro? Non appena me lo permetteranno, caro. Io devo tutto al mio pubblico. Lei è la mia attrice preferita, lo sa? Scusate, ho delle rose per Miss Bethune. Oh, ma sono bellissime. Ormai questa è diventata una serra. Così la trasmissione aveva successo. Superiori alle aspettative. Ah, Ellery, il signor Lawrence Denver, mio figlio Ellery Quinn. Piacere di conoscerlo. Il piacere è mio, Jeff. Lei segue il nostro programma? Sì, qualche volta, quando resto a casa. Mi piace molto. Ecco, stavo proprio dicendo all'ispettore che non riesco a capire. Avrei potuto berla io. Si spieghi meglio. Beh, ho bevuto anch'io da quella brocca. Anche Wendell Warren l'annunciò. Quando esattamente? Prima che iniziasse il programma. Come lo spiega? È semplice. Il veleno è stato messo nella brocca subito dopo l'inizio del programma. Ma in sala non è entrato nessuno. In questo caso deve essere stato uno di noi. È l'unica spiegazione possibile, signor Denver. Comunque non sono stato io. Sentirete tante chiacchiere in giro, ma vi assicuro che sono false. Vera non voleva liberarsi di me. Come liberarsi di lei? Togliendomi dal programma. Perché io... è da qualche settimana che la prendo in giro. Ma in maniera affettuosa, credetemi. Lei si è offesa e quando ho cercato di scusarmi ha perso il controllo e anch'io l'ho perso. E ci siamo detti delle cose terribili. Perché non si spiega meglio? Grazie. Oh, scusami, papà. È stato un piacere. A presto. Ti telefono più tardi. Ciao, Eddie. Posso, Miss Bethune? Mi spiace, sono troppo stanca per concedere altre interviste. Non sono un giornalista. Ah, no? Mi chiamo Ellery Quinn. Ellery Quinn? Il vero Ellery Quinn? Beh. Si accomodi pure, che sorpresa, signor Quinn, la prego entri. Grazie. Sono molto contenta che lei sia qui. Io sono terrorizzata, signor Quinn, sono completamente terrorizzata. Qualcuno ha cercato di uccidermi. E chi è stato? Mio bel giovanotto, se lo sapessi, non crede che l'avrei detto a quel buffo ispettore? Quello è mio padre. Oh, ma... beh, io intendevo buffo, ma in maniera complimentosa, mi creda. Ha un magnifico senso degli humor. Sì? Ma adesso mi dica se posso contare sul suo aiuto. È così bravo a risolvere casi del genere. Farò tutto il possibile, Miss Bethune. Pensi a me come l'indifesa Miss Edgy. Miss Edgy, c'è un motivo per cui qualcuno in quella stanza avrebbe voluto avvelenarla. Qualcuno? Ognuno di loro avrebbe avuto un motivo, signor Quinn. Ognuno di loro, mi creda. Ma io sono sicura che non oseranno riprovarci. Non quando sapranno che il caro Ellery Quinn sta svolgendo le indagini. Signor Peer, ha un'idea di come può essere successo? È vero che la...